Ma non ci pensare proprio! Ma come, perché? Sono rientrato adesso! Sono stato in negozio, ho comprato i nuovi peluche Pokémon che sono pazzeschi e tu mi dici di venire subito a casa tua! Impossibile! No, è impossibile, perché adesso mi devi dare almeno 10 minuti in cui me li spupazzo, li sistemo e poi arrivo, figa! Amico mio, se non ti va bene il problema non è mica il mio! Lo so, dai, ti voglio bene anch'io! Ciao, 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 ciao! Vieni subito a casa mia! Boh! Ok, allora sistemiamoli qui. Uno e due. Mi raccomando, fate i bravi, non vi muovete, non fate casino nel caso Farons. Anche se sei in pensione, pensaci tu. Ma mi sono ridotto a parlare coi peluche. Ora non chi? Secondo te è andato via? Pensa di sì, Chess. Chess ci sarà sorda. Comunque, abbiamo la possibilità di rubarci l'impossibile. Carte, giochi, fumetti, console. Ma ti rendi conto? Lo facciamo adesso o aspettiamo il momento giusto? Lasciami pensare. Ho in mente un piano. Ne riparliamo stasera. Forse è il sonno. Adesso! Ai! Mamma, ma che bella collezione! Oh! Vediamo! Oh! 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 Che cavolo! Bastardo, c'ho il 100% di vittorie! Se perdi, ti ammazzo! Quante vedi che io ti ammazzo! Ok? Fai schifo, non mi pare! Ma io ho Dark Ray! Dark Ray! Ha detto! Ha detto Dark Ray! Oddio! Oddio sì! Ha detto Dark Ray! Allora, partiamo dal presupposto che quello che avete appena visto è il frutto di un editing da Dio come il suo, ecco, perfetto, adesso sembri proprio un allenatore Pokémon, e di una mente marcissima e nerdissima come la mia. Però principalmente, fratelli, questo video è stato realizzato per presentarvi alcuni dei nuovi peluche targati Tomi, Pokémon, Chespin e Froakie. Logico che hanno anche i cerottini perché sono stati leggermente purgati dal nostro Dark Ray. Comunque, ovvio che non esistono solo Froakie e Chespin, ma esiste anche Fennekin, Pikachu e forse anche qualcun altro. Regà, acquistateli, ma non fate impazzire i negozianti perché volete Dark Ray. Lui è made in Giappone, quindi qua non lo trovate. Oh, meno male, non lo trovate. Che poi, tra l'altro, ho scoperto che mi si è rotto scena girando. Capito? Strada facendo, scena girando. Sono un cazzo di mostro. Sono un mostro. Posso essere un mostro del cinema perché. Che poesia. Ah, faccio brutto. Comunque, mi ha ceduto una cucitura che poi uno dice: ma cazzarola, è made in Giappone, questo Pokémon Center sarà fatto in Giappone. Col cavolo, perché se voi leggete la targhetta è chiarissima la scritta made in Cina. Allora io piglio adesso, lo butto al fuoco perché per me non ha più alcun valore. No, scherzo, rimettiamolo qua.
Poi è logico che non è che li trovate in tutti i negozi sti peluche. Se andate nei rivenditori autorizzati e quelli un pochettino più importanti, li trovate. Ma c'è la possibilità che andando in pescheria voi trovate una coda di fruacchi. La classica coda di rospo. No, no, questa era bruttissima. Frocchi, adesso rimani per terra perché devi patire la mia battutaccia. Allora, io volevo far parlare un pochettino, Fabio, con voi di quello che è stata... di quelle che sono state queste due giornate di registrazione. Come sono state? Ah, ci siamo divertiti tantissimo, un botto proprio. Potrete trovare tra qualche giorno il backstage, quindi vedere un po' come è stato realizzato il video e anche Mirko che impazzisce su alcune scene. Peccato che però non si possono sentire quello che abbiamo detto nel frattempo che sbaglievamo, perché abbiamo detto qualcosa. O bippiamo tutto. No, sì, bippiamo perché comunque so che a voi maledetti vi piace sentirle, quindi poi vediamo. Lui è la mano che sta dietro a questo video, raga. Io devo ringraziarlo perché è la persona che mi sta aiutando di più per quanto riguarda grafiche, miniature, maschere per quanto riguarda Clash Royale. E comunque, ragazzi, è sempre disponibile. Cioè, io lo chiamo e lui risponde sempre. Cioè, sta a cagare, risponde. Sta con una donna. Soprattutto quando è, perché mi pensa e lo stimolo. Oppure quando sta con una ragazza, lui piglia, mi risponde. Anche se è sull'atto stesso, diciamo, certo. Anche qui soprattutto. Anche qui. Vabbè, a parte le cazzate. Devo ringraziare assolutamente la Starciucom perché puntualmente, come arriva un prodotto nuovo, pensa a noi, pensa a voi, pensa a me e io penso a lui, perché ok. Qualora questo video vi dovesse piacere, potrebbe arrivare un'altra storia. Lui dice di no perché ovviamente è un lavoraccio. Però io sinceramente lo spero, perché alla fine il mio è il lavoro minore, ok? Ma ci divertiamo a merda. Però potrebbe arrivare per esempio Fennekin e nel caso in cui appunto vi desse piacere, dobbiamo pensare a una storiella da buttarci dietro. Perché ok, questo era un cortometraggio di 5 minuti penso all'incirca, ma comunque ci sono voluti 2 giorni di registrazione. Lui faceva, non so se li farà ancora, video a mo' di Pantellas, tipo parodie. Sì, sì. Ok, allora io non mi spiego quanta cazzarola di tempo ci mettavate a registrarne uno. Tanto, perché bisogna innanzitutto buttare giù l'idea e poi registrare tutto, quindi... Ma noi questi problemi... Al di fuori sembra semplice, ma... Noi questi problemi, tempo. Fratelli, non ce ne facciamo, perché noi ci spiazziamo davanti a un giochetto, bam 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 bam, vi sparo 4 cagate, voi vi collassate e bella. Comunque, va bene, io penso che sia tutto. Ringrazio di nuovo appunto la Starciucom, che pensa sempre a me come i puffi. No, come... I puffi sanno che tesoro... Pensa sempre a noi, sì. Niente, questa era una piccola deviazione mentale. Ma a volte, guarda, sembra un cazzo di granchio con la gamba, col braccio storto. Poi lo do a nonna, che è una grandissima sartarella, e me lo faccio ricucire. Questi sono poi problemi miei. Allora, io, fratelli, vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Oramai ammestrato. Ciao.